Eccoci qua, 6 febbraio 2020, mi allontano un po' se non sente nulla, stanno facendo i lavori per la tubatura del gas, praticamente su tutta via Circonvallazione e fuori. Adesso ormai sono entrati all'interno dell'abitato, quindi via Fratelli dell'Olmo. E niente, quindi questi sono i lavori, sono venuto un po' a verificare come procedono, se hanno riscontrato difficoltà, se comunque va tutto bene, se hanno bisogno di supporto, non so, del tecnico comunale o comunque siamo nella tabella di marcia prevista. Diciamo che, allora, io come al solito sono un po' preoccupato, tanto diciamo che ormai abbiamo capito che è il mio ruolo, no? Preoccuparmi per il comune. Sono un po' preoccupato per questo. Allora, qui noi abbiamo, diciamo che vabbè, già la via Fratelli dell'Olmo non era messa bene in quanto asfalto, questo sicuramente. Adesso abbiamo questa cosa, loro vabbè hanno comunque fatto uno scavo, si chiama in trincea, cioè sostanzialmente dove hanno spaccato la minor porzione d'asfalto possibile, ok, per quello che dovevano fare per il cambio della tubatura. Quello per cui sono preoccupato è il fatto che, secondo me, l'avevo già detto molte volte ai miei colleghi di giunta, noi come a San Lazzaro dovremmo fare un disciplinare redatto dal nostro tecnico comunale, dove dice ok, la strada, tua azienda esterna che spacchi, in questo caso non siamo noi a pagare, per fortuna, per una volta, come sannazzaresi, questi lavori, tu impresa che spacchi, vuoi che sia quella del gas, vuoi che sia quella dell'acqua, insomma, qualsiasi impresa esterna, vuoi che sia un privato, no? Che deve fare i suoi lavori per le tubature, eccetera. Ecco, tu impresa che spacchi, giustamente spacchi perché è tuo diritto, insomma, se devi fare delle lavorazioni, però l'asfalto me lo rifai come era prima, nuovo, ok? Questo lo dico perché cosa succede? Spesse volte quando intervengono queste diciamo ditte, fanno una bella tacconata d'asfalto, di catramata, che poi alla prima acqua, alla prima gelo, si spacca e noi diciamo ci teniamo delle belle buche al posto di dove c'era l'asfalto. Questa cosa si potrebbe ovviare semplicemente facendo un disciplinare dove gli dai le specifiche e diciamo la ditta che interviene, il privato, deve poi ripristinare il manto stradale esattamente come era, glielo scrivi, se no pagano una multa. Una cosa banalissima, questa cosa l'ho proposta, ovviamente è stata bocciata, però diciamo speriamo che almeno adesso insomma sia la ditta, visto che noi non siamo in grado, a ripristinare in modo corretto, a stare attento che venga ripristinato in modo corretto l'asfalto. Speriamo, vedremo nei prossimi giorni. Siamo fiduciosi.